Bene, oggi prenderemo come filosofo il filosofo tedesco Weinhinger, conosciuto per la sua filosofia chiamata del come se. Aveva pubblicato nel 1911 un'opera chiamata così della filosofia del come se, che ebbe un certo successo all'epoca in Germania, e prenderemo in conto Adler e vedremo un po' insieme quali sono i punti comuni, ma diciamo che Adler poi si riferisce in modo esplicito, in certi momenti della sua teorizzazione, si riferisce a Weinhinger, a questo filosofo che si ricollega un po' in quella tradizione di Schopenhauer e di Nietzsche, per i quali filosofi il pensiero è un po' al servizio della volontà, per Nietzsche la volontà di potenza. Per cui si va a operare sul mondo, si vuole operare sul mondo, si vuole cambiare parte del mondo tramite la propria azione, e per farlo, ecco, ci si costruisce dei pensieri che poi non necessariamente sono il riflesso della realtà, ma sono piuttosto le costruzioni che ci facciamo perché permettono di esprimere il nostro proprio corpo. Come diceva anche in modo esplicito Nietzsche, il pensiero dei filosofi è un po' l'espressione del proprio corpo, del corpo. Weinhinger dunque riprende un po' questa tradizione. Quello che aggiunge è che dice che, ecco, una teoria è una finzione, ma una finzione che di fatto chi la costruisce è cosciente che è una finzione e si comporta come se non lo fosse. Cioè, concretamente, si costruisce una teoria che si sa che non riflette il mondo obiettivo, dunque che in fondo è sbagliata, ma si comporta come se fosse corretta, giusta, perché è utile concretamente, praticamente, perché permette anche nell'ambito della ricerca, perché queste finzioni ci sono a tutti i livelli, dice, è questo che poi scrive nel suo libro, a tutti i livelli, dice Weinhinger, questo filosofo, e queste finzioni, però, sono queste teorie fi, di, finzi, di fi, fin, fin, finte, sono utili dal punto di vista pragmatico, dal punto di vista pratico. Poi quando ci sono delle tensioni, in particolari condizioni, questo modo di prendere, di concepire, l'attitudine verso la teoria cambia, per cui poi si comincia a non più a dire, ecco, a essere cosciente che questa teoria non è vera, ma si passa in uno stadio in cui si dice: ma potrebbe essere vera. Ecco che la si trasforma in ipotesi. E l'ultimo stadio è quando si considera quella teoria come vera e da ipotesi la si trasforma in dogma, diventa un dogma. Ebbene, Adler va a riprendere ciò che abbiamo appena detto nel mondo della psicologia, nel mondo di quello che succede un po' nella mente di un essere umano e che va a determinare poi tutta una serie di processi patologici quando si passa dal primo stadio al secondo e poi al terzo. E facciamo un esempio semplice e concreto che può benissimo capitare, che capita spesso anche, che è un po' questa idea che ci si costruisce quando si deve fare una corsa, dunque si è in una gara di corsa e lì c'è questo pensiero che uno se lo presenta bene davanti a sé. Questo dice, che poi fa parte anche delle autosuggestioni, dirsi: ecco, sono il più forte, sono quello che corre più veloce di tutti. E quello permette, ecco, ci permette di avere una motivazione superiore e poi in definitiva anche di correre più velocemente. E dunque è una teoria che però si è cosciente, si sa che non è vera, che non corrisponde al vero, si è perfettamente coscienti che non è detto obiettivamente che io sono superiore, sono più forte degli altri, che corro più veloce degli altri. Ma sappiamo che è utile, per cui ci comportiamo, come diceva Weinhinger, ci comportiamo come se questa teoria fosse vera, perché poi ci è utile concretamente nella pratica, perché ci permetterà di essere effettivamente essere più motivati e dunque di correre più velocemente. Quando poi si arriva a destinazione, che si arriva a terzi, beh, insomma, se
Si sapeva dall'inizio già che non ero il più, non ero superiore, non ero quello che correva più veloce degli altri. Per cui non sarò estremamente deluso, ecco. Invece è quando si passa allo stadio, al secondo stadio che lì diventa problematico. In effetti, diciate, a questo primo stadio, beh, tanti utilizzano un po' questo tipo di teorie nella vita concreta. Solo che fa parte del pensiero sano perché ci si comporta come se, no? Questa teoria fosse vera, tutto sapendo però che non è vera. Ecco. Invece, quando si passa allo stadio successivo, al secondo stadio, che è quello che Waehinger chiamava l'ipotesi, lo stadio dell'ipotesi, ecco, lì si è nel campo dei nevrotici, perché si comincia poi a pensare che forse è possibile, no? Forse è possibile che si è il più bravo. Allora, lì quando si deve correre, all'inizio, prima che la corsa comincia, ecco questo pensiero di essere il più bravo, quello che corre più veloce degli altri, è un'ipotesi che bisogna verificarle, che va verificata, e lì cominciano poi le complicazioni. Quando poi si arriva a fine corsa e si arriva terzo, ecco che, ma come mai non sono arrivato terzo, visto che potevo essere il più bravo, essere superiore a tutti. E lì c'è questa sensazione di delusione, che si mescola con una ricerca poi di spiegazione, che vanno a dirci che tutto sommato non avevamo torto. Come, per esempio, trovando una scusa, ma ecco, tutto sommato ero stanco, forse ecco, non ho dormito bene, oppure si va a vedere i difetti degli altri, qualcuno ha fatto qualcosa che non ha fatto, per questo ha vinto, vedete, e lì si va a trovare tutta una serie di ragionamenti, come se in effetti un'ipotesi, l'ipotesi di essere il migliore, era vera. Poi il terzo stadio è quello beh, sono il migliore, sono quello che corre di più, e lì poi sono un delirio, perché anche se poi arrivo terzo, no, sono io quello che corre di più, e c'è questa specie di delirio che si mette, che si forma. Bene, tutti questi stadi di cui stiamo parlando si creano nella propria immaginazione, nel proprio dialogo, nel proprio foro interiore, e non appaiono all'esterno, ed è in questo mondo qui che si costruiscono poi tutte, come diceva Adler, i progetti, che sono i progetti poi nevrotici che ci fanno stare male. Ebbene, alla prossima video, arrivederci.